prepariamo l'impasto per la galletta. Mettiamo la farina. Prima il sale. Mettiamo il malto. Poi un pochino d'olio lo mettiamo. L'ultimo passaggio è quello dell'acqua. Questo è l'impasto della galletta dopo un'ora di lievitazione. Questa è la spezzatura, più o meno della stessa misura. Praticamente si fanno le palline, in gergo si dice cilindrare. Poi schiacciandole sento se la pasta è troppa o comunque se non sono uniforme il peso, diciamo. Diamo una spolverata di farina. Ora la fase successiva è quella della bucatura. Vengono fatti dei buchi con questo vecchio stampo, che sono quelli che impediscono di, insomma, che diventi di fatto un panino e danno anche un po' la forma delle bolle che poi si vengono a formare nella cottura, che vedremo successivamente. Non coprendole, il contatto con l'aria creerebbe una patina sopra che non gli permette la giusta lievitazione. Ora circa una mezz'ora di lievitazione. Adesso abbiamo ultimato l'ultima lievitazione, togliamo il telo protettivo e cominciamo a disporle. Particolare cottura, cioè direttamente sul piano del forno, serve appunto per dare la croccantezza alla galletta. Asciuga, diventa secca e croccante. Le nostre gallette sono pronte dopo circa 10 minuti di cottura.